Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e pomeriggio. Sono le 6, non so se riuscite a vederlo l'orologio. Vabbè, lasciamo stare. Oggi facciamo, vi faccio vedere il filetto di pesce persico. Questo bel filettone al forno con le patate e qualcos'altro. Vediamo, vi abbasso così vedete gli ingredienti. Allora, mettiamo l'olio. Un pochino di pangrattato per non far attaccare sotto, un pochino di sale e ci vado a mettere le patatine sotto, tagliate così. Pomodorini, cipolla. Un pochino di sale, un po' di olio e ci mettiamo sopra questo bel filettone, così. Tolgo il piatto. Sale, perché questo pesce è un po' dolce. Ci andiamo a mettere la cipolla.
Non sono sparita, sono andata a prendere il prezzemolo. Adesso un bel po' di prezzemolo. Una cosa la devo dimenticare. Mettiamo un po' di sale. E copriamo con un po' di pangrattato. Semplice, semplice. Questo adesso lo vado a coprire. Lo so che non si utilizza questa ad alte temperature, però io non ho il coperchio per questa pentola. Copro e poi lo metto a cucinare. Dopo una ventina di minuti a 200 gradi, tolgo questo qui e gli faccio fare una bella rosolatura. E questo, è il filetto di pesce persico a modo mio con le patate. La cipolla, patate e cipolla, sarà la nostra cena. Appena uscito dal forno. Che dire, se vi è piaciuta questa ricettina, mettete tanti like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e fatelo girare con i vostri amici e mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima ricettina. Lo so che può sembrare banale questa ricetta, ma lo dovete assaggiare. Provare per credere. Ciao!